Fermati! Non voglio farti del male! Ferma! Tranquilla. Non ti faccio niente. Non ti muovere. Vieni verso di me. Dammi la mano. Avanti. Ferma. Adesso ti tiro su. Stringi la mano. Brava. Così. Metti la mano qua. Tranquilla. Come ti chiami? Io mi chiamo Francesco. E tu? Me lo dici il tuo nome? C'è qualcuno che vuoi chiamare? Guarda, facciamo così. Chiama tu. Tua mamma si chiama Daphne, vero? Io posso portarti da lei, se vuoi. Vieni. Coraggio. Shiva non vuole allattarla. E perché l'hai portato qui? È un lupo, non un cane. E che dovevo fare? Lasciarlo lì a morire? Se questo è il suo destino, sì. Riportalo dove l'hai trovato. No! Io gli do da mangiare. E quando sarà grande, vivrà nel bosco? Lo farà da solo. No, perché nessuno gli ha insegnato a farlo. La natura ha le sue regole e una di queste è che ogni animale deve imparare a sopravvivere da solo. Se lo riporti nel bosco, allora ci riporti anche me. Mi sembrava così. Dai, accarizzalo. Così. Accarizzalo. Dai, da sola. Ci vuole un po' di latte adesso. E lo vai a prendere. Perché non vuole mangiare? Perché non ti conosce. Allora portiamolo dalla mamma. Ma la sua mamma non può fare niente per lui. Non può aiutarlo. Quindi ha ragione Christophe. Morirà? No. Deve solo imparare a fidarsi di te. Deve capire che gli vuoi bene. Sei tu la sua mamma adesso. Solo che lui ancora non lo sa. Come si chiama? Daglielo tu un nome. È un maschio. Ciao piccolino, sono la tua mamma adesso. Si chiama Nuvola. Posso chiamarlo Nuvola anche se è un maschio? Penso proprio di sì.
puoi accarezzare se vuoi. Ciao, Nuvola. Io la conoscevo, la tua fidanzata. L'ho vista qualche volta che parlava con la mamma. Emma. E sai di cosa parlavano? E questo te l'ha dato lei? No, l'ho trovato nel bosco. E sapresti portarmi lì? Sì. Trovato. Lo vuoi tu? Tienilo tu. Io ho già il mio. Dai. Io sono tuo nonno. Io e tua madre non andiamo molto d'accordo. Puoi venire a stare con me. Aspetta. Se vengo con te, mi prometti che posso venire qui dalla mia mamma? Certo che te lo prometto. Senti, io sto cercando di aiutare tua mamma per capire cosa le è successo. Se tu sai qualcosa, potresti dirmelo. Magari anche solo disegnarmelo. Che ne dici? Bella quella croce. Posso vederla? Guarda. Io ne ho una uguale. Lara. Lara. Guarda. A te chi te l'ha data? Lara? Sono venuto a prenderti. Sta zitta!
face, dear. Shreds of world. What if I could? I feel alive.